Ma Apollonio, che stai combinando? Niente, nonno. Sto solo preparando una soluzione. Soluzione? Sì, acqua, veleno per topi e... estratto di vaniglia. E vuoi ucciderti con quella roba? No, sto solo dosando tutto perché non sia letale. In base al mio peso corporeo, 2 grammi di veleno per topi dovrebbero portarmi sulla soglia del decesso senza tuttavia uccidermi. Ma cos'è questa novità? Dov'è il bambino che conosco? Quello che il veleno per topi lo prendeva a zollette? Quel bambino è morto. Cioè, magari. E quel bambino, diciamo che ha cambiato piani. Va bene, a me basta questo. Vado dalla signora del piano di sotto. A quest'ora ha finito di fare palestra e... Vuoi sentire il mio piano? No. Capisco. E va bene, sentiamo sto piano. Dunque, hai visto per caso Netflix ultimamente? No, e sono sconvolto invece all'idea che tu guardi la TV. Oh, generalmente non amo quella roba, ma Netflix è nelle mie corde. E come mai? Uccidi almeno 3 serie al mese. In effetti. Serie promettenti, nel fiore degli anni, con tante cose ancora da dire. Lasciate morire lì come foglie d'autunno sull'indifferenza di un lastricato. Ma molti si arrabbiano per questo, sai? Ma loro sono normali. Per quelli come me, invece, per i reietti. Ecco, la morte è un pensiero confortante. Ma aspetta, non mi dirai che... Ho visto Mercoledì, ora sono innamorato. Di chi? Della bellissima protagonista. Oh, tu lo sai che quella ragazza, chiunque sia, sta solo recitando una parte, sì? Una parte? Esatto, è finzione quella ragazza, non è davvero ossessionata dalla morte. Jenna Ortega dichiara: io sono come Mercoledì Addams, sezionavo piccoli animali quando ero bambina. Ma andiamo, sarà solo una trovata pubblicitaria. Dici? Ma certo, il resto delle sue dichiarazioni saranno normalissime cose da ragazza. C'è qualcosa che mi collega ai serial killer, ai mostri, alle creature. Adoro le cose inquietanti. L'ha detto Pacciani. No, Jenna Ortega, sempre lei. E va bene, diciamo che questa ragazza ha davvero un certo gusto per le cose macabre e la roba morta, ok? Ok. Ma lei è un'attrice famosissima da quando è uscita la serie e non si parla che di lei, ha addirittura soppiantato il caro Energia nei telegiornali. Come pensi di fare per incontrarla? Questo ci riporta al mio piano. Quale piano? Stavo per illustrarti il mio piano poco fa, non ricordi? Ah, giusto, la miscela lì. La soluzione. Esatto. Ecco, io adesso preparo questa soluzione quasi letale. Perché vuoi quasi morire? Esatto, per poi chiamare un'ambulanza. Continua a non avere senso per me. Aspetta, nonno. Quando mi caricheranno sull'ambulanza, troveranno i miei parametri vitali così preoccupanti che cercheranno di rianimarmi. Probabile. A quel punto userò la mia apnea speciale che ho sviluppato in anni di allenamento. Apnea speciale. Sì, riesco a rallentare il respiro progressivamente fino a fermare il cuore. E a cosa ti serve? A volte mi stendo nella terra umida e, fermando il cuore, attiro gli animali saprofagi. A parte una brutta esperienza con uno sciacallo che mi ha pisciato in faccia, è molto bello godersi i privilegi della morte da vivi. Questa non la sapevo. È una cosa orrenda. A Jenna piacerà. Ah, non ho dubbi. E come prosegue questo piano? Verrò dichiarato morto e portato in obitorio. A quel punto troveranno nella mia tasca un bigliettino con su scritto: dono il mio corpo all'Università di Los Angeles. E? Beh, mi porteranno lì e Jenna non potrà resistere alla tentazione di sezionarmi. Ma tu sai quante cose potrebbero andare storte in questo piano? Al minimo errore potresti... Morire, ho capito. Un win-win, come direbbero su internet. Senti, Apollonio, qui da noi è pieno di ragazzine un po' strane che non sono star di Hollywood e che potresti conoscere anche senza fare tutto questo... Ma lei è così? Madre mia, che bellissima ragazzina. Una sedicenne fresca e... Ha tipo 21 anni. E ce l'ha un Instagram, un OnlyFans. Nonno! Ah, scusami, vecchie abitudini. Comunque, sai, tutto questo piano... Io credo che sia troppo contorto. Tutto questo casino soltanto per incontrarla. Nell'amore bisogna essere corretti, non credi? Al vincitore nessuno chiederà mai conto di ciò che ha fatto. Jenna Ortega? No, Adolf Hitler. E che cazzo, Apollo, che cazzo però? Comunque ormai ho deciso. Ora prendo questa soluzione e il piano comincerà a muovere i suoi ingranaggi. Oh beh, io ci ho provato. Auguri per il tuo piano, nipote, eh? Caro diario post-mortem, oggi sono stato in visita da Apollonio. Ho sventato il suo 3° piano di suicidio questa settimana. Ho sostituito il veleno per topi nel suo cucchiaio con la prima polverina bianca che ho trovato. Un residuo di un vecchio vizietto che avevo in vita.
Bene non gli farà, ma almeno non rischierà di ammazzarsi. Fatta! È fatta! Adesso muoio! Muoio al 95-98% al massimo! Muoio! Poi ambulanza! Ta-ta-ta-ta-ta! E Los Angeles! Salvatore, questa è la salma! Dove la portiamo? In aula 3! Che Jenna Ortega arriva nel pomeriggio! Ta-ta-ta-ta-ta! Io mi sveglio! Lei è sorpresa! Ancora il bisturi in mano! A quel punto A mi uccide! E va benissimo! Pure B si innamora di me! Facciamo tutta una cosa sul tavolo operatorio! E se mi mettono in aula magna? Io mi imbarazzo! Non ho mai fatto quelle cose in pubblico! Anzi, non ho mai fatto certe cose! Devo vomitare! Abortire piano! Abortire piano! Ti amo, mercoledì! Questa è bellissima!